Sono qui con il presidente Giulio Paolo e vorrei fare il punto della situazione di questa giornata passata in un modo armonioso con un gruppo di persone direi al poco speciali. Mi trovo qui fuori all'hotel Iris sotto a questa pensilinea con i tavolini e vicino a me c'è il presidente Giulio Paolo e volevo fare i miei complimenti per la riuscita di questa giornata e i miei ringraziamenti a Giulio Paolo che con la sua tenacia, con la volontà, con tutta la capacità è riuscito a creare una giornata piacevole a tutti noi, a regalarci una giornata piacevole a tutti quanti noi. E adesso vorrei un commento del Presidente. E che dire, è stata una giornata speciale, come già ho detto precedentemente, è una giornata che siamo da un mese per organizzare questa lunga passeggiata e alla fine tutti i componenti che sono venuti stamattina qua a Roccaraso hanno fatto veramente un'impresa. Ognuno ha fatto la propria parte, dobbiamo ringraziare i ragazzi che all'inizio hanno tirato il gruppo, poi c'è stata la prima salita, quella che ha fatto un po' la differenza, però alla fine ci siamo arrivati tutti. Con le proprie forze, con le proprie gambe, alcuni di loro forse non erano convinti di questa del loro allenamento per arrivare fino a qua, invece sono arrivati con i propri sforzi qui a Roccaraso, quindi è stato un trionfo per tutti, una vittoria direi. Niente, i ragazzi adesso riposano tutti quanti perché dobbiamo recuperare le forze per domani, che poi c'è il ritorno da Roccaraso per Napoli. Quindi infatti i ragazzi stanno riposando perché domani è un altro viaggio che dobbiamo fare, un'altra avventura che dobbiamo affrontare e la affronteremo sicuramente con piacere. Giulio Paolo, la partenza a che ora bisognerebbe partire, insomma? Ma direi alle 7. Alle 7 tutti va bene, pronti, tutti sì. Pronti, facciamo una colazione. Bella colazione ricca di zuccheri. Sì, una bella ricca colazione qui all'hotel Iris che ci ha ospitato. Bellissimo questo hotel. Questo hotel, sono rimasto contento anche per quanto riguarda il pranzo che ci hanno ricevuti, anche come personale che ci ha accolto in modo eccelso. Abbiamo trovato stanze pulite, quindi non c'è niente da recriminare. No, veramente. Bellissimo questo albergo che ci ha ospitato, sì. Veramente. L'anno prossimo sicuramente ci ritorneremo perché siamo stati bene, ci hanno ospitato bene. E l'anno prossimo io spero solamente che siamo più numerosi perché venire a Roccaraso, insomma, veramente non è da pochi. È una cosa che rimane nella storia, una cosa che rimane nella mente. Nei ricordi, nel gruppo team ASD di Qualiano. Rimarrà nei nostri ricordi questa magnifica uscita e l'entrata di domani. E poi io volevo dedicare questo video a una mia nipote che veramente mi fa tanti complimenti per me che vado in bici, mi dice sempre zia sei fortissimo, zia sei il numero uno. E io questo video sinceramente, Giuseppe, lo voglio dedicare a questa mia nipote, Paoletta. Lei è molto fiera di me per quello che faccio, fiera, per sì. Quello che mi per vede le tue fare, iniziative. Per le mie iniziative che faccio, per le mie cose, tutte le cose che io faccio. Lei è molto fiera, mi dice sempre zio, sei il numero uno. E io questo video lo voglio dedicare a te, Paoletta. Quindi, a te, a zio. Ti voglio bene, a te, al tuo marito e le bimbe. Comunque io non posso che anche io fare i complimenti al presidente e avere lo stesso pensiero di Paoletta. Infatti Giulio Paolo non è per ipocrisia ma è un uomo eccezionale. Voglio approfittare ancora di salutare e ringraziare a Pietro Trinchillo, un altro sponsor nostro, che anche lui doveva venire qui a Roccaraso, pertanto non è venuto perché aveva timore di non farcela, però io sono sicuro che lui se sarebbe venuto insomma, ce l'avrebbe fatta sicuramente come ci abbiamo fatto tutti quanti noi. Con tanta voglia e tanta grinta. Mi dispiace che non è venuto, ti saluto. Sarà per la prossima volta, Pietro. Pietro, ti saluto e poi ci vediamo a casa domani. Un bacio. Un
conclusione è stata una giornata eccezionale e quindi buon ritorno per domani. Sì, e voglio salutare pure mia moglie, la mia cugina, mia figlia, mia nuora, che loro stanno a casa. Ti hanno sostituito al lavoro. A sopportare questa mia iniziativa, e anche loro stamattina si sono svegliati presto a darmi la mano a caricare tutta la roba che ho portato in macchina e tutto quanto. Anche loro si sono sacrificati. E sono andato al lavoro per me, a posto mio, quindi grazie a mia moglie, un bacio, ti voglio bene. In conclusione, questa giornata bisogna ripeterla anche l'anno prossimo, quindi vi diamo appuntamento all'anno prossimo, nel 2015. Spero di nuovo qua a Roccarase con altri membri in aggiunta al nostro gruppo. Ok, io saluto tutti quanti e una buona serata. A domani. Buona serata a tutti. Buona ciao, sera. Presidente. Grazie.